possibile sfruttare il momento della tavola per impostare con i nostri bambini uno stile di vita sano? Beh, certamente l'alimentazione è alla base dello stile di vita sano, perché permette un accrescimento armonico del bambino insieme ad una buona attività fisica. E il momento della tavola diventa un momento educativo, perché come tutti i valori, le regole di quella famiglia passano dai genitori ai figli, così anche una buona alimentazione passa in famiglia dall'imitazione che il bambino fa degli adulti. Naturalmente il momento, diciamo, più importante per cominciare questa educazione è lo svezzamento, quando il bambino comincia a mangiare alla nostra tavola, alla tavola dei grandi, e quindi ha la possibilità di assaggiare sia perché quei cibi sono nel suo piatto, sia perché può prenderli dal piatto dei genitori, dei fratelli maggiori, comincia a gustare quelli che sono i piatti tipici di quella famiglia, dove lui naturalmente mangerà per molti anni. Quindi imparare fin da subito ad apprezzarli diventa per lui un valore aggiunto, perché gusterà e sarà contento di mangiare quelle cose. Naturalmente nel piatto ci dovranno essere tutti gli elementi importanti per la crescita del bambino, e su questo i genitori dovranno pensare, ragionare nel mettere nel piatto carboidrati, proteine, verdure, tutto quello che serve. Però sarà anche un momento per gli adulti per rivedere le proprie abitudini alimentari. Quindi se il bambino, che in quel momento è molto curioso, imparerà, cioè imiterà i genitori, ecco, quello potrebbe essere veramente un momento di condivisione e di gioia per tutta la famiglia. Il sale e lo zucchero sono da considerarsi amici, nemici? Come dobbiamo comportarci? Sale e zucchero non devono essere utilizzati in eccesso, perché lo zucchero apporta molte calorie e il sale, trattenendo i liquidi nel corpo, impedisce una circolazione del sangue, diciamo, perfetta. Quindi bisognerebbe abituare il bambino a gustare i cibi che hanno già lo zucchero di per sé e hanno dei gusti, quindi sono salati, per evitare che col tempo l'eccesso di questi due elementi possa portare al sovrappeso e al diabete nell'età adulta, o all'ipertensione quando il bambino sarà ormai grande.